Buon lunedì 3 luglio, buon inizio settimana, buon cammino evolutivo nel tempo dell'estate, il tempo delle vacanze, il tempo che sarebbe auspicabile fosse anche luogo dell'ozio, del non fare nulla, per lasciarsi andare alla contemplazione della natura, del nostro rapporto con la natura, delle nostre relazioni. Un'occasione straordinaria per porre fine alla accelerazione dei tempi della vita imposti dalla logica del consumismo, il quale intesse la sua insensata follia con lucida razionalità e mina alle radici la nostra capacità di adattamento alla vita. Adattamento, sì, perché la vita scorre comunque, indipendentemente dalla nostra volontà. Noi, francamente, dobbiamo riconoscerlo. Vorremmo avere un potere, ma in realtà non ce l'abbiamo. E siamo disperati per l'assenza di un potere, non ci accorgiamo della forza liberante caratterizzante la dimensione del senza potere, dell'impotenza. Primo passaggio di Alcolisti Anonimi è il riconoscimento che sì, c'è un potere, ma è molto più grande della nostra volontà. Ci trascende, apparteniamo a quel potere, non è stato generato, costruito dagli esseri umani. È un potere che è capace di muovere l'intero universo è il potere dell'amore al quale noi siamo chiamati a servire il potere dell'amore. Questo è il punto, a mio parere, fondamentale per poter approfittare dell'estate, tenendo però presente sempre, non dimentichiamolo, che ci sono tante persone, sono la maggioranza, che non hanno la possibilità di oziare, che non possono permettersi di andare in vacanza. Mi riferisco non soltanto alle persone povere, ma anche alle persone a medio reddito, le quali, non avendo la garanzia di un contratto di lavoro che garantisca loro le ferie, devono lavorare, prendersi brandelli di tempo per poter appunto contemplare l'esistenza, le cosiddette partita IVA, persone che vivono appunto con una condizione che è definita libero professionale. Sono dei professionisti, persone che sanno fare un mestiere, che dichiarano quello che prendono, ma non è garantito che alla fine mese prenderanno a sufficienza. E ogni volta che spendono del tempo al di fuori dell'attività lavorativa, vanno in perdita. Ci abbiamo mai pensato a questo? Quale rapporto abbiamo noi con il denaro? È proprio in questo tempo che dovrebbe essere vocato all'ozio, alla gioia della contemplazione insieme agli altri, nell'amicizia. Questo mi turba profondamente, devo dire. Penso ai tanti giovani che non hanno contratto di lavoro sicuro, che sono costretti ad aprire partite IVA, che non possono permettersi di fare del volontariato, non perché siano ingenerosi o cattivi, ma perché quelli che se lo possono permettere hanno esaurito gran parte delle risorse disponibili per il bene comune, ovviamente, giustamente, costruendo delle garanzie che a mano che il tempo passa diventano dei privilegi. Questo è l'elemento nel quale oggi noi affrontiamo
l'esistenza, la precarietà dell'esistenza e la garanzia dall'altra parte a vantaggio di una minoranza. Si discute molto in questi giorni del salario, della dignità del lavoro, della precarietà del lavoro, ma francamente non vedo delle istanze radicali. E tutto questo mi porta a immaginare come è possibile un mondo che, abdicando all'esercizio del potere ancorato alla propria volontà, si lascia andare alla bellezza del potere che ci trascende, sentendoci gioiosamente impotenti, affrontiamo il tema dell'esistenza al di fuori di ogni tensione competitiva. Guardate, questa parola è di una ambivalenza straordinaria perché etimologicamente significa andare insieme verso un obiettivo condiviso anche nella diversità, ma condiviso. Aspirare a qualcosa da fare insieme, ma è stato ormai tradotto l'ennesima distorsione delle parole come una sorta di guerra di tutti contro tutti per poter vincere. Basaglia diceva che non voleva vincere, voleva convincere, cioè o si vince insieme o si perde tutti. Assistiamo in questi giorni alla rivolta dei disperati della terra in Francia. I giovani delle banlieue ancora una volta insorgono, spaccano tutto, non sono spinti da un disegno sovversivo, ma dalla disperazione. Non hanno intenzione di costruire una nuova società, saccheggiano, riflettono perfettamente la violenza della nostra contemporaneità. Ci si indigna, si schierano le forze dell'ordine, si spara e ci si dimentica di fare una correlazione tra ciò che accade in Francia e ciò che i potenti della terra hanno messo in piedi nelle dinamiche internazionali, la guerra. Guerra, sì, devasta, depreda, saccheggia, uccide. Eppure, ancora una volta, noi ci schieriamo pro o contro Putin, per la pace, sì, senza alcun dubbio, ma chiedendo agli oppressi di accettare l'oppressione come un dato ineluttabile. Guardate, questo non significa che accettando l'oppressione verrà garantita la pace, tutt'altro. Aumenterà l'odio e il rancore. Quell'odio che ogni tanto esplode. Francia, ancora una volta. Coloro i quali non sono stati accolti nella loro dignità umana e sono stati nutriti proprio da quell'ideologia del consumismo che fissa il successo nella vita in base a quanto possiedi. C'è tanto lavoro da fare oggi per andare verso delle comunità ecologiche, senza potere, senza volontà, ma con una postura dell'abbandonarsi alla dinamica della vita. Dobbiamo imparare dalle piante, dobbiamo imparare dalla natura, dobbiamo saper leggere, riconoscere che la nostra è una transizione provvisoria nella vita, ma quella provvisorietà si saldi con la dignità della propria presenza. Qualche giorno fa mi sono arrabbiato, è vero. Perché ancora una volta qualcuno, a partire dalla posizione di privilegio, invita alla gratuità. Ma cosa significa gratuità? A mio parere, gratuità significa prima di tutto discrezione nell'esercitarla, non manifestarla. Gratuità significa prendere una parte dei propri privilegi e condividerla con gli altri e fare sì che chi non ha possa avere e quel tempo sia riconosciuto anche remunerato.
Non entro ancora nel merito di questa questione, ma la accenno, la voglio approfondire perché io credo che l'ecologia oggi abbia una necessità estrema di confrontarsi con l'economia. E dentro a questa dinamica ha bisogno di riflettere sulla gratuità, che non è generosità, perché se io sono privilegiato, posso essere pagato nel tempo nel quale io esercito il volontariato perché semplicemente ho un contratto di lavoro che me lo permette. Posso anche prendere le ferie, non è generosità questa. È usare il tempo delle ferie per gratificarsi. Non c'è nessun dubbio, perché se tu dichiari che fai questo gratuitamente, sarai riconosciuto dagli altri, ti ammireranno e disprezzeranno le persone che magari in quel tempo avrebbero voluto fare delle cose simili, ma non possono permetterselo e chiedono semplicemente di avere anche loro riconosciuta la dignità della vita attraverso la remunerazione di quel tempo. Ma mi rendo conto che se apro questa questione rischio la polemica. Non voglio più polemizzare, anche se ritengo che polemos, se ben interpretato, sia una matrice esistenziale che ci porta a non nascondere il conflitto, anzi, a riconoscerlo, per saper poi intessere un processo di mediazione. E pertanto, nel buon inizio di settimana, in questo tempo dell'ozio, diamoci alle buone letture, alle buone riflessioni insieme. Vedete, la politica oggi è caratterizzata da una disaffezione collettiva nei confronti della delega. La politica se ne infischia. Tanto vale la regola che anche se va a votare il 5%, va bene così. C'è una maggioranza garantita, anche se il 95% è contrario a quello che stanno facendo, ma siamo totalmente assoggettati a un potere che è più grande di noi, ma non è il potere dell'amore, è il potere della supponenza narcisistica, dell'antropocentrismo, dell'autoreferenzialità, dell'egocentrismo, del desiderio insano di vincere. Questi sono gli elementi che dovrebbero caratterizzare anche l'approfondimento delle tematiche che riguardano la salute mentale, gli attacchi di panico, sì, si ha paura legittimamente vivere in un mondo così catastroficamente caratterizzato dal consumismo. E rievocando buone letture con un certo spirito anche di indignazione, soprattutto nei confronti di me stesso, che senza alcun dubbio sono un pensionato privilegiato. Anche se le vicende della vita, per aver dato credito alla dimensione dell'affettività parentale, un giorno ho apposto una firma che oggi di fatto decurta la mia pensione del 40%. Guardate, nonostante questo, rimango nell'alveo dei privilegiati. Quella firma l'ho fatta per un atto di sensibilità affettiva. Certo, se non l'avessi fatta sarebbe stato meglio. Ho vissuto l'esperienza del tradimento nelle relazioni familiari. Eppure non riesco a esprimere una dimensione di odio, sì, di tristezza, senza alcun dubbio, di tristezza profonda, ogni tanto mi sale. Sono tra coloro i quali hanno un debito economico insanabile. E questo mi riporta alla condizione umana, che oggi è caratterizzata proprio dal ricatto del debito. Quel grande movimento cancellare il debito è stato totalmente desertificato, non c'è più. Sì, perché io sono debitore verso una banca che
approfittato di me. Per prestare soldi ad altri, io non ho ricevuto un euro. Che poi si sono dichiarati insolventi. Uno immediatamente penserebbe, ma ascolta, almeno dividi le responsabilità, un po' tu e banca che non hai sufficientemente approfondito, un po' tu e che scioccamente hai apposto quella firma. No, la responsabilità, il cerino resta completamente nelle mie mani. E vi assicuro che ogni tanto un po' di ansia mi sale. Quando ci penso, cerco di non pensarci. E spontaneamente non posso immaginare di poter vivere serenamente, devo fare delle forzature e queste forzature mi portano a leggere fonti di sollievo, di spinta verso la dimensione gioiosa dell'esistenza. E oggi voglio riprendere, forse ve l'ho già detto, ma non importa, lo leggo ancora. La prefazione di Papa Francesco al libro Il gusto di cambiare, un dialogo tra Guy Giraud e Carlo Petrini. Scrive Francesco: il bene che appare come bello porta con sé la ragione per cui deve essere compiuto. Il bene deve avere una dimensione estetica, deve essere bello. Per questo anche nei luoghi nei quali noi accogliamo la sofferenza umana, cerchiamo di curare la bellezza. Investiamo alcune risorse del bene comune per generare il bello, perché questo rafforza le ragioni per compierlo. Dove c'è bruttura, non c'è spinta all'estetica. Questo dovrebbe essere un momento fondamentale, compiere il bene perché intravediamo in quello il bello, la bellezza, come fonte inesauribile di rassicurazione anche di una vita precaria, come generatrice di un'istanza di giustizia, che riequilibrando il gioco della distribuzione del bene comune, ponendo fine alla distinzione tra privilegiati e non privilegiati, ma bene, ponendo tutti sullo stesso piano, del rispetto della dignità del lavoro, del rispetto dei momenti della vita delle persone nelle quali non hanno le forze per lavorare e devono essere in qualche maniera rassicurate che il bene comune interverrà. I giovani avranno pensioni sempre più improbabili. Quelli delle partite IVA devono sempre lavorare, altrimenti per loro non c'è possibilità di accedere allo strumento, il denaro, che serve semplicemente per accedere all'esercizio delle funzioni che riguardano i bisogni essenziali. Le merci inevitabilmente hanno un valore. Noi diamo un prezzo a tutto, eh? Anche se gran parte di ciò che possediamo non serve praticamente a niente, troverai piuttosto singolare che non si dia un prezzo a ciò che ha un grande valore. La messa a disposizione in termini di servizio della propria esistenza ha un valore e quindi deve essere anche definito un valore economico in base al quale quella persona può essere rasserenata. Ecco perché io trovo la questione della gratuità piuttosto pericolosa, perché finisce semplicemente per nutrire il narcisismo dei privilegiati. Molti sono gli argomenti ed è interessante che in questa prefazione Papa Francesco dica: è questo il primo pensiero che mi è sorto dopo aver letto questo bel dialogo tra Carlo Petrini, che conosco e stimo da anni. Gastronomo e attivista noto in tutto il mondo, è Guy Giraud, un gesuita, economista, di
cui ho apprezzato negli ultimi tempi vari contributi apparsi sulla Civiltà Cattolica, dove scrive qualificati articoli riguardanti l'economia, la finanza e i cambiamenti climatici. Guardate, in questa semplicità di linguaggio, stiamo all'ultima frase, siamo capaci di mettere insieme economia, finanza e cambiamenti climatici? Siamo capaci e disponibili a ridefinire una riedizione dell'economia sulla base dei principi ecologici, evitando di parlare così in maniera piuttosto superficiale del denaro come qualcosa da evitare, cosa che ovviamente i cosiddetti volontari della gratuità giustamente hanno accumulato lavorando, generando privilegi, senza però rendersi conto che quei privilegi non sono equamente distribuiti. Questo è il punto fondamentale. Dobbiamo essere capaci di porre al centro la questione del potere, dell'amore, della giustizia sociale e dell'equa distribuzione delle risorse affinché ciascuno possa essere al servizio della vita su questo pianeta, garantendogli la dignità della vita stessa, la dignità del lavoro, cancellando definitivamente quell'equivoca parola di gratuità, titolo gratuito. Non c'è nulla a titolo gratuito, tutto deve essere commisurato alla dimensione economica, alla lotta per la giustizia sociale, al riconoscimento della dignità della vita e del lavoro per tutti su questo pianeta, equamente distribuita questa dignità, non concentrata su minoranze e lasciando gran parte delle persone in balia della estemporaneità dell'esistenza. Dunque, buona settimana e buon lunedì all'insegna di queste piccole riflessioni. E un po' più avanti Papa Francesco sottolineerà come si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. E quando ci sono i valori non siamo capaci di calcolare il prezzo. Conoscere il prezzo di tutto e il valore di niente. Molto spesso noi prezziamo ciò che non ha valore e ciò che ha valore non siamo capaci di riportarlo a un prezzo che non è speculazione, non è profitto. È equa distribuzione delle risorse, è amore per il bene comune, è caratterizzazione del denaro non come forma di come luogo e strumento di appropriazione, ma come strumento che equilibra la scarsità delle risorse. Proviamo a pensarci un po' serenamente in questi giorni, perché a tutti e a tutte sia garantita la possibilità del tempo dell'ozio, del tempo delle vacanze, del tempo che mantiene costante la presenza della dignità del lavoro, del riconoscimento della fatica, lasciando le persone nella loro dimensione soggettiva autonoma, ma contemporaneamente garantendo loro di poter vivere serenamente la dimensione dell'osservazione del futuro senza paura. Sì, dobbiamo essere capaci di vivere tutti nello stesso tempo, in una dimensione rassicurante rispetto al futuro, ma possiamo farlo solo se con generosità riequilibriamo la distribuzione delle risorse. È chiaro che lo dico a partire da una condizione di privilegiato, anche se penalizzato da quello che vi dicevo prima, ma resto un privilegiato. Buona giornata a tutti.